anche al teatro, non posso starci lontano, quindi magari avevate qualche lavoro per me. Non è proprio quello che mi ero immaginato. Siete curiosi di sapere dove vanno i vostri genitori dopo avervi messo a letto la sera? Siete curiosi di conoscere i misteri di questo teatro? Sono la persona giusta. Seguitemi. Ma come vi siete vestiti? Col pigiama? Ma vi faccio entrare in pigiama? È vero che non si può, che non bisogna per forza mettere la cravatta, però il pigiama... Per questa volta, eh? Andiamo, seguitemi. Io sono romano e sono la maschera di questo teatro. Non perché vado in giro con la maschera, ma perché accolgo le persone dentro al teatro, proprio come sto facendo con voi adesso. Queste sale hanno più di 200 anni. Belle, vero? E sono piene di statue, di persone, artisti, architetti che hanno fatto grande questo teatro e questa città. Architetto Cusi, buongiorno. Giuseppe Verdi, è un artista straordinario, buongiorno. Giuditta Pasta, buongiorno. Buongiorno. Ah, dicevamo, in queste sale si raccolgono le persone, eleganti, mica come voi, prima degli spettacoli, si trovano qui, chiacchierano, parlano e... Giuditta? Sì. Giuditta? Voi siete Giuditta Pasta, quella del quadro. Sì, caro. Cosa ci fate qui? Oh, beh, anche io avevo bisogno di sgranchirmi le gambe dopo tutto quel tempo passato in quel quadro. Ogni 10 anni mi permettono di scendere e curiosare un po'. Ogni 10 anni? Lei è la signora Giuditta Pasta, è stata una straordinaria cantante, forse una delle più grandi. Giuditta, posso chiedervi magari un... Su, sbrighiamoci, non vedo l'ora di vedere cos'è cambiato nel mio teatro. Ah, che emozione. Sì, no, Giuditta, un momento, aspettate, Giuditta, non correte, vi accompagniamo, l'accompagniamo. Giuditta, piano però, Giuditta, Giuditta, non correte. Oh, sono anche... Andiamo. Giuditta! Giuditta, piano che inciampate, Giuditta! Giuditta! È bello avervi qui, però dovete andare un po' più pianino, eh! Che qua ci vuole! Com'è? Che meraviglia, i miei palchetti! Ma si vede sempre lo spettacolo da qui? Ma come no? È certo che si vede lo spettacolo! Lo spettacolo si guarda qui, dai palchetti! E non solo, si può guardare anche laggiù. Dalla platea. Era Giuditta. Giuditta? Ah, Giuditta, però dovete aspettare. Giuditta, dove state andando? Ma dove è finita? Giuditta! Giuditta! Non si trova. Ah, queste sono le gallerie. Sono le zone più alte del teatro dove ci sono dei posti. Si chiama anche piccionaia, perché si diceva che qua facevano un gran baccano durante gli spettacoli, proprio come tanti piccioni appollaiati. Giuditta! Giuditta! Questa è la sala prove. Speriamo di trovarla. Dove siamo finiti? Questo è il ballatoio, più su di questo non c'è niente, c'è la graticcia, che è un posto da cui calano i tiri, che sono quelle corde a cui sono legati gli stangoni che fanno le americane, che non sono le ragazze dell'America, ma sono quelle cose dove si attaccano i fari, si possono muovere, proviamo. Salvo!
Mi alzi l'americana! Sempre bello, Oh, Giuditta. Giuditta! Grazie! Hai visto Giuditta? Giuditta! Trucco. Ah, ma il teatro non è fatto solo di stanze, è fatto soprattutto di persone. Ciao, io sono Chiara e sono del reparto trucco. Io sono Ginevra e sono la responsabile della sartoria. Visto? Il teatro è fatto di tantissime persone e alcune di queste non si vedono mai, ma tutte concorrono alla riuscita dello spettacolo. Adesso il teatro ve lo faccio conoscere io. Come conoscere io? Giuditta, dove andate? Giuditta! Giuditta, un momento! Io sono Roberta e sono una ballerina. Sono Salvo e sono il tecnico delle luci. Sono Barbara, sono il direttore artistico del teatro e scelgo gli spettacoli della stagione. Sono Federica, l'attrezzista di scena e sistemo gli oggetti dello spettacolo. Sono Maddalena e vendo i biglietti del teatro. Sono Giorgio, sono il pianista del teatro. Ciao, io sono Sara, l'autrice di questa storia. E certo, ha ragione Giuditta. È un teatro fatto di tante persone che tutte insieme contribuiscono a creare dietro a questo telo rosso che si chiama sipario, a creare il mondo, il palcoscenico. E certo, Giuditta! Hai visto Giuditta? Chi? Giuditta Pasta, la cantante, quella del quadro. Ma Romano, ma sei sicuro di non aver sognato? No. No che non ne sono sicuro, no. Beh, del resto, se volete sognare, questo è il posto giusto, perché il teatro è il luogo dei sogni. Romano, dai, riposati un po' anche tu. Sediamoci e godiamoci lo spettacolo. Sipario!
Non c'è magia più grande di questa. È un incantesimo che dà la testa. Vieni in teatro, non esitare.